Bellissima! Grazie! Entra in piega come solo tu sai fare. Vieni a picchiarmi adesso. No, 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 dai, scherzavo. Cazzatissimo. Buongiorno mondo, ragazzi, ho appena visto una scusate, io sono Veritalian Idiots, questo è il mio canale e questo è il nuovo video e questa è una macchina fighissima. Salve! Ma lei è un americanissimo. La Madonna, veramente style anni 50. Troppo bella. Stupenda. Grazie. Bellissima. Grazie. Grazie. Che modello è? Che modello è? Fantastica! Troppo bella, ragazzi, troppo bella! Mamma mia! Raga, piccola parentesi, mi scuso di cuore se la mia voce fa un po' cagare. Comunque, ragazzi, chi mi segue su Instagram lo sa, anzi, tu furbacchione o furbacchiona che non mi segui su Instagram, vuoi seguirmi su Instagram, dai! Link in descrizione, trovate i due profili sotto in descrizione. Mio è di Veritalian Idiots Girl. Ho avuto una settimana un po' particolare, nel senso che ho perso completamente la voce. Mannaggia, ragazzi, non potete capire che palle. Detto questo, tutto questo pippottone per scusarmi se ogni tanto avrò dei cali magari di voce o insomma così. Il microfono, ho letto i commenti, mi avete detto che si sente benissimo. Adesso ho un passamontagna anche più pesante, dunque speriamo, che fa molto freddino, eh? Però speriamo insomma che l'audio arrivi comunque bene lo stesso. Non so se avete visto cosa c'è qua davanti, c'è una seconda GoPro. Sì, siamo professionisti ormai. Solo che nella smania di accendere, perché c'era la macchina anni 50, non ho ancora acceso la seconda GoPro e non ho acceso ancora il monitorino controller. Dunque io spero di aver parlato per un quarto d'ora con la GoPro che registra, perché sennò sono il più grande pirla tra i pirli. Detto questo, dove stiamo andando, ragazzi? È il fine settimana, dunque io torno a casina mia a Milano con Quaddino. È la settimana della moda, la Milano Fashion Week, dunque spero di arrivare, di farvi vedere un po' di chips che so che a voi furbacchioni piacciono tanto, e farvi vedere un po' insomma di Milano un po' peppata. Tutto a posto voi? Casa tutto bene? Ragazze, ragazzi, scuola, università, lavoro, molto bene, salve, sono io. Perché ragazzi, se tutto va bene, cioè se tutto funziona teoricamente, questo sono io, salve! Adesso magari ho fatto la più grande figura di merda della storia, che io sto salutando la telecamera che non registra neanche. Cioè GoPro, tu che sei stata la mia prima GoPro. Salve Chips, salve, sto registrando. Sì. No, parlavo con te, cara GoPro, tu che sei stata... Ah, ragazzi, una cosa! Sì. Madonna, ma che voce da piccio, cioè, c'ho la voce... ma così, c'ho dei vuoti nella voce. Dannata influenza. Ma chi ci ammazza noi, ragazzi? Chi ci ammazza? Ma dateci un quattro tempi, dateci un due tempi, metteteci sotto il culo una ruota, due, tre, quattro, un acceleratore e noi vi smonteremo il mondo, ragazzi. Ha capito, signorina? Sì, mi potrebbe aiutare lei? No, grazie. Signorina, ha fatto gli specchietti fucsia, pink. Posso dirle una cosa, signorina? Quegli specchietti non mi piacciono per niente. Ma se a lei piacciono va tutto bene, tutto sotto controllo, ragazzi. Più invecchio più divento scemo. Rosso! Rosso passione. Sentite cosa vi dico, ragazzi. Ma io rosso, io vado di qua, io mi metto vicino al tassì, lo sfido, mi metto, controllo bene di essere pronto. Ah, ragazzi, pensate se l'inquadratura è troppo alta, io poi sono un perfezionista, cioè sono veramente un rompipalle a livello di perfezionismo che metà basta. Tipo potrei rifare una cosa 6 volte perché c'era un cicciolo che non andava bene. Ehi là, salve, ciao caro, sono io. Ma ti sfido io. Raga, parte una sfida col Suzuki. Mamma quantino, entra in piega come solo tu sai fare. Fagli sentire che... Madonna, che casino. Ma l'ho distanziato mica poco, nel senso. Sta arrivando, ragazzi, mi sta arrivando sotto in maniera barbina. Dai quantino,
come al Palio di Siena, prendo il frustino e ti frusto. No, no, io sono vegetariano e animalista, dunque pensate un po', non faccio male neanche. Quando c'è una mosca in casa che va buttata fuori, sapete cosa faccio? Prendo il bicchiere io. No, no, è vero ragazzi, prendo il bicchiere, la metto dentro il bicchiere, la salvo e poi la mando fuori. E intanto ti sorpasso sulla destra, perché ho una sfida con questa signora qua. Io ormai, cioè, quelli che hanno le moto potenti mi danno merda, quelli che hanno le macchine potenti mi danno merda, e mi accontento di sfidare la signora, la Sciura Maria, casalinga. Stai fermo perché ti stendo a te, stai attento perché guarda, non è giornata. Che miseria, ci mancava. Mi sembrava strano che io non avessi preso un semaforo rosso, che dir si voglia. Wow ragazzi, questo non avevo. Che faigo che è. Ogni tanto girando per Milano così alla Kaiser si beccano delle situation che sono very very cool. Avete notato in una frase quante parole in inglese ho messo? Questo è il tipico milanese, cioè quando si dice il Milan, così si fa ragazzi. Voi, anche se non sapete cosa state dicendo, non importa, voi ficcateci dentro due o tre paroline in inglese, sembrate subito più cool. Zia, hai visto che cool che sono? Mi ha guardato malissimo. Gli ho detto, no, aspetta, c'è stato un malinteso, zia. Cool vuol dire in inglese, vuol dire faigo, vuol dire figo. Allora dopo mi ha sorriso. Vieni a picchiarmi adesso. No, 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 dai, scherzavo. Cazzatissimo, se ne va. Lascia la macchina qua e se ne va. No, no, c'è una cagata di piccione. Porca miseria, gli ha cagato il piccione proprio duro, eh. Signore, Ale, vada, vada, op, 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 op. L'atleticità ce l'ha, deve essere un signore che va al Rotary o comunque sia si tiene in allenamento. Si vedeva, si notava che aveva un po' di pancetta, ma comunque la tonicità era non indifferente. Va bene, guardi, quando io arriverò alla sua età sarò anch'io un figurino.